Anche Barletta potrà finalmente avere il suo anno zero, quello in cui ripartire da una politica nuova e costruire un futuro fatto solamente di certezze. Il candidato al Consiglio Comunale Luigi Antonucci indica la data del 10 giugno come un importante spartiacque per il destino della città della disfida. Riconsegnarlo nelle mani del Partito Democratico, spiega, sarebbe un clamoroso ritorno ad un passato fatto di instabilità governativa, mentre le altre proposte in campo sono poco credibili o frutto di improvvisazione. L'unica garanzia per un'amministrazione guidata da persone libere e competenti arriva, secondo Antonucci, dalla coalizione civica del candidato sindaco Mino Cannito. Basta guardare quanto accaduto in consiglio comunale negli ultimi anni, spiega l'esponente della lista Noi con Barletta, per capire quanto sia necessario un radicale cambiamento di rotta. Specialmente per l'immobilismo che questa amministrazione, questa e l'altra precedente, hanno determinato nella nostra città. Non c'è granché da dire, è sotto gli occhi di tutto quello che è stato fatto e quello che più o meno, per di più, non è stato fatto. Dunque dobbiamo smarcarci da questo immobilismo assurdo che attanaglia la nostra città. Le tematiche ambientali, conclude Antonucci, saranno al centro del programma amministrativo della lista Noi con Barletta e della coalizione guidata da Mino Cannito. Le battaglie per un territorio più salubre, spiega l'ex consigliere della provincia BAT, dovranno necessariamente conciliarsi con la tutela del lavoro. Le tematiche da affrontare sono tante. Io credo che il tema ambientale sia la questione predominante per la nostra città. Non voglio entrare nel merito, anche perché ero in consiglio provinciale, dunque dobbiamo approfondire la materia, capire bene quali sono le problematiche, come affrontarle e come venirne fuori, anche per tutelare i lavoratori.